Ciao a tutti, oggi prepareremo l'insalata russa. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti più il tempo di raffreddamento delle verdure. Gli ingredienti sono per la maionese, olio di semi, uovo, tuorlo, succo di limone e sale. Per l'insalata russa, acqua, aceto, sale, piselli, patate tagliate a dadini, carote tagliate a dadini e uova. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa mettiamo all'interno del boccale la farfalla, versiamo le uova e il tuorlo, il succo di limone, il sale, chiudiamo con il coperchio. E facciamo emulsionare per 1 minuto e 30 a velocità 4. Nel frattempo verseremo sul coperchio l'olio. L'olio scenderà giù grazie alla forma del misurino. La maionese è pronta. Trasferiamola in una ciotola capiente, copriamola con pellicola trasparente e conserviamola momentaneamente in frigorifero. Senza lavare il boccale, mettiamolo a posto, versiamo l'acqua all'interno del boccale. L'aceto. Versiamo anche il sale, posizioniamo il cestello, all'interno del cestello posizioniamo le uova, chiudiamo con il coperchio senza il misurino, posizioniamo sopra il coperchio il vassoio del Varoma. Versiamo all'interno del Varoma le patate. Le carote. E i piselli. Chiudiamo il coperchio con il coperchio del Varoma. Facciamo cuocere per 25 minuti temperatura Varoma, velocità 1. Le verdure sono cotte. Lasciamole raffreddare completamente prima di mescolarle alla maionese. Anche le uova che sono all'interno del cestello sono cotte. Lasciamo raffreddare le uova prima di sgusciarle. Le verdure si sono raffreddate, andiamole a mescolare con la maionese e a impiattare. Insalata russa. Grazie e alla prossima ricetta.